È finito in manette anche il secondo membro della banda che il giorno di Ferragosto del 2020 mise a segno un furto da mezzo milione di euro in un hotel di lusso di Forte dei Marmi. A finire in carcere a Monza è stato Luca Bentivoglio, 41 anni, rintracciato giovedì dai carabinieri nel capoluogo brianzolo, individuato come esecutore materiale del colpo. Insieme al complice, il trentenne Bruno Stevic, già arrestato a Monza a maggio, si era introdotto in pieno giorno all'interno di una dépendance di un importante albergo a 5 stelle del Forte, svuotando la cassaforte di due turisti stranieri usciti per andare al mare, impossessandosi di un orologio Patek Philippe da oltre 400.000 euro, più 20.000 euro in contanti e altri gioielli e borse di valore per un bottino totale di 500.000 euro circa. Durante le indagini, i carabinieri di Forte dei Marmi e i carabinieri della sezione operativa di Viareggio avevano rilevato subito alcune impronte lasciate dai malviventi e avevano acquisito i filmati della videosorveglianza dell'hotel. I militari sono quindi riusciti a risalire i due autori del furto, scoperti a causa dei vari tentativi, fatti nelle settimane successive, di piazzare sul mercato l'orologio di lusso rubato, un'edizione limitata molto rara. Dopo l'arresto di Stevic a maggio è stato scoperto inoltre il palo, un 24enne, denunciato a piede libero, e infine Bentivoglio, sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lucca. Adesso si trova nel penitenziario di Monza. Le indagini però vanno avanti per arrivare a recuperare la refurtiva e soprattutto il prezioso orologio trafugato di cui ancora non c'è traccia.